Ok, ci si. Oh no. Laggo di nuovo. Che palle. Eppure sta a 20 mega. Ok, mi senti? Vediamo che riusciamo a fare. Che palle. Stasera, come gli viene così? Forse solo per scaricare il gioco, ok. Allora. Comunque già sei admin. Sul Telegram. Allora, mi servono tre artefatti, un tesoro sotterrato. E non te lo fa fare. Ah. Tre artefatti, un tesoro sotterrato. Non puoi aggiungere altri add. Ah, ok. E quello è il privilegio che ti serve. Aspetta, ma te lo aggiungo. Allora. Diritto amministratore. Aggiungere amministratori. Ecco qua. Adesso poi. Adesso poi. Intanto il Bijou è scappato, ovviamente. Vabbè, ci sta. Sarà andato qualcun altro, dato che siamo mortissimi. Mi si è chiuso i contatti tu. Vabbè, mi sei scoiato. Se riuscirò a contattarlo, l'ho contatto io. Allora, vediamo qui se riusciamo a trovare qualcosa. Qui una volta abbiamo picchiato un troll, tipo, ricordo bene. Sì, lo ricordo abbastanza bene. Allora, in realtà il fatto che abbiamo trovato il cimelio per svegliare i troll è interessante. Che significa che possiamo andare a tutto lo stato di troll che abbiamo trovato finora e provare a sconfiggerli. Anche perché non sembrano essere nelle cose del completamento della zona. Non li segna. Quindi interessante come situazione. Probabilmente saranno i boss più forti del gioco, eh. Data questa cosa. Completamente opzionali, ma fortissimi. Allora, dato che in questo momento non mi viene proprio dove potrei andare a cercare, sto girando abbastanza a caso. Un tesoro sotterrato. Tre artefatti, dove cazzo li troviamo? Qua sopra cosa c'era? Ah, dice che c'è una lapide dei berserker qui, alla tomba del re. Addirittura una lapide non segnata. E non c'è niente in realtà. Però forse qua la tomba del re spunta il re quando abbiamo ucciso tutti i berserker, non so.
È l'unica cosa che mi viene in mente al momento. Eh sì, sarà così. Perché adesso non c'è niente. In realtà c'era la lapide. Guarda là, mi segna questa lapide qui. Non ci posso pensare. Mi confonde. Allora, dato che questi tre artefatti e questo tesoro nascosto non ci prende neanche la mappa, in realtà non saprei da dove prendere spunto, perché qui abbiamo fatto tutto. Vorrei andare a casa per vedere se c'è qualcosa. Ah, santuario, come ci arriviamo? Come ci arriviamo noi al santuario qui? Adesso sono curioso. Come possiamo arrivare al santuario? Tosta. Che ragazzo si è trovato così a caso al santuario lì. Però forse ci possiamo arrivare da casa nostra? Non so. Allora direi di tornare a casa per vedere la situazione. Intanto qui vediamoci un attimo l'amuleto nuovo che abbiamo preso. Runico e vitalità, ok, niente di che. C'è altro, no. Ok, andiamo. Sono curioso di vedere a casa se è successo qualcosa. Che nel primo abbiamo avuto. Ah, guarda qua, passaggio mistico non scoperto. Posso sbloccarlo? Davvero c'è questa cosa. E vediamo. Dove ci porta? Fuori casa di Freya, cosa ci sarà? Mimir, parla un po'. Ma niente da dire. Strano. E Mimir sta male, non sta parlando Freya. Cosa dobbiamo fare? Poi butto giù Mimir, vediamo se dice qualcosa. Cos'è questo sentiero? Una delle follie che abbiamo dovuto fare per arrivare a Jotunheim. Avete saltato. Eravamo protetti. Evidentemente. Devo fare stronzato per farlo parlare. Non parli più, raccontami una storia. Dai, Mimir, ti prego. Voglio una storia. Qua si è perso il portale. Ah, sta laggiù. Boschetto nel santuario. Torniamo da Ciaurli. Sì. Non sarà felice di vedermi. No. Ebbene, l'hai abbandonato quel povero tartaruga gigante. Adesso vi faccio vedere la tartaruga gigante di Frey, è bellissima. Eccola qua, guardatela. C'ha un albero sulla schiena ed è lì la faccia. Ciao lì. Sì, Mi è super dispiace, cute. ero. Non ho scuse per averti trascurato. Sì, è gigantesca. 5 di 9 fiori. Ah, era questa la cosa che mancava qui. Il fiorellino dei 9 regni. Adesso proviamo a entrare in casa. C'è qualcosa in casa? Ci possiamo entrare, permesso. Oddio, cos'è là? C'è qualcuno dentro? Sì.
C'è già un bel calduccio, eh? Ah. Birgir. Cazzo, ci fai qua? Sei venuto? Sì, mi è parso il posto perfetto per me. Potrei scrivere un libro. È a casa tua, se vuoi che me ne vada. No. È giusto che abbia qualcuno. Ti fermi qui? C'è ancora molto da fare. Allora aspetteremo. E quando vorrai riposare, il fuoco qui sarà acceso. Grazie, Birgir. Bravo, Birgir. Si è fatta la cosa di Frey. Bravo, bravo. La magia che protegge la porta. Ok, mica sta ancora laggando, io lo vedo abbastanza tranquillo dal cellulare. Charlie, ciao. Ok, quindi siamo riusciti anche a tornare qui. Adesso vorrei andare verso casa per vedere se c'è qualche altra cosa di speciale. E poi in realtà andarmene da qui, perché queste due cose... Ora ok, prima con la voce di lei sì. Ah ok. Questi tre artefatti e il tesoro sotterrato al lago dei Nove. Non mi viene proprio dove potrei cercarli. Quindi per il momento lasciamo stare. Ciao, ciao. Ciao, ciao Orlin. Presto. A presto. Ok, adesso andiamo verso casa. E se non troviamo niente, ce ne andiamo da un'altra parte, in un'altra zona proprio. Neanche dove si trovano i troll addormentati di qui a Midgar, se l'abbiamo visto uno a Midgar. Non ricordo proprio niente. Allora qui non c'è niente, vediamo in casa se c'è qualcosa. Oh. Cos'è? Ricordi del viaggio di Atreus. Cosa ne farai? Li farò miei. La sua storia è nostra. E la nostra è sua. Giusto, fratello. Ok. Chissà se aver preso questo oggettino, che non ci ha dato neanche come oggetto preso in realtà, può portare a qualcosa di speciale, tipo un finale segreto. I lupetti non ci stanno, giustamente stanno in giro con la slitta. Sono cresciuti i fiorellini. Carino. Io qui stanno qua. Ok. Direi di andare al prossimo mondo. Andiamo a Svartalfheim. Ci facciamo un bel giro dai nani. Iniziamo da qua, nelle miniere dovrebbe essere. Qua c'è un passaggio mistico che possiamo sbloccare.
Andiamo a vedere che c'è. Sono curioso. Poi dobbiamo farci anche il funerale di Brock, in realtà qui a Svartalfheim. È l'unica missione che ci è rimasta, oltre a quelle di sfide e cose varie. Super Sig, per questo ancora non l'abbiamo fatto, che sarà sicuramente Super Sig. Allora qua il corpo l'abbiamo preso, in realtà ci manca una lapide e i resti di Asgard, queste altre cosine qui. Ok, corvo preso pure qui. Ah, ecco uno dei due corvi che ci manca, è Nida Vellir, dove abbiamo la seconda, una missione secondaria lì. Vari resti di Asgard e una lapide. Jotunheim dice completato lo 0%, ma non mi dice cosa manca. Ah, qua manca una cosa. Ok. Invece lei abbiamo fatto tutto. Casa di Sindri, non c'è nient'altro da fare. Vanheim invece abbiamo una lapide del Berserker e l'ultimo corvo, che mi sa che lo dobbiamo cercare online, perché ci ho perso almeno una mezz'ora a cercarlo lì in zona, ma non l'ho trovato. Ok, il villaggio abbandonato. Allora, qui ci mancano svariate cose. Però adesso con tutti i modi di muoverci che abbiamo, penso che riusciamo a trovare tutto. Ah, ci sono anche delle streghette lì. Allora, iniziamo ad utilizzare i nostri nuovi metodi per avanzare, in modo che siamo sicuri che prendiamo qualcosa di nuovo. Perché tipo qui possiamo lanciare la corda, che è una cosa che prima non potevamo fare senza la lancia. E andiamo. Se penso che sia solo per risparmiare strada. Infatti siamo tornati comunque qua. Non è cambiato niente. Questa porta non si apre. Adesso non sembra esserci niente. Vai, andiamo con questo. Oddio, forse però così cambiamo proprio aria. Oh, buonasera! Come va? Come va? Benvenuto in chat, visto che prima hai messo il follow, grazie mille, Batisco. Ce ne mette per salire questa. Ma ne vamo giù. Brava amici, grazie per il su. Che hai mangiato di buono? Ah, cazzo, qua siamo proprio usciti dalla...
Eh no, no, non dobbiamo uscire, dobbiamo esplorare là sotto. In realtà, il funerale non lo voglio fare adesso. Scendiamo di nuovo. Ho fatto delle lenticchie, buone lenticchie. Faccio un sacco, soprattutto a Capodanno col cotechino. È una delle cose che aspetto di più a Capodanno. Io invece ho mangiato delle cotolette di pollo stasera. Buone, 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 buone cotolette. Lenticchie grasso, sì, lenticchie grasso. Beh, il grasso vicino al legume ci sta sempre bene. Allora, quindi facciamo l'esploro da questo lato. Uccidiamo queste due stregacce. Le tue frecce la batteranno. Occhio a sinistra! Questo qua c'ha il la difesa di fuoco e quindi andiamo di ghiaccio. Quindi l'endgame è effettivamente senza il boy. Eh sì, senza il boy l'endgame. Diciamo che abbiamo preso. È partito per la sua strada, ma. Però vuoi mettere chi ci abbiamo con noi? Guarda qua, che bello. Meglio del boy. Ah, sconfitta di Digester. Vediamo un po'. Ah, una mappa del tesoro. Bene. Non so se i draghi vadano nel Valhalla, nel Forge, nel Lago delle Anime o nelle Lame. Ma nel caso a voi servisse aiuto, ho lasciato qualcosa. Se non gli serve, chiunque voglia prenderselo può farlo. Decidi tu se volete rubare una bestia del genere, anche se è morta. Ah, quindi qui dobbiamo tornarci. È al Lago dei Nove, dove stavamo prima, a Midgar. È la mappa che ci mancava, tra l'altro. Ok. Guarda che abbiamo trovato. Una bella prova delle norne. Però mi sarei aspettato una conclusione più amara, con un passaggio di protagonista perché Kratos morisse. E guarda, è una cosa che mi aspettavo anch'io, visto come è finito il primo. Cioè, il primo quando fa vedere praticamente la lapide, cioè il murales con Kratos morto. Tu dici, vabbè, il prossimo gioco a un certo punto Kratos muore e passa da Atreus. Però, guarda, il finale di questo non mi è dispiaciuto per niente. È stato comunque bello. Inaspettato il fatto che Kratos alla fine non morisse, perché comunque dal primo, visto il preambolo che avevamo avuto, uno se lo aspettava ormai che potesse essere finita l'era di Kratos.
Però devo dire che se la sono giocata bene. Un bel finale. Ma pure in questo capitolo sono state più e più occasioni dove strizzavano l'occhio. Sì, vero, verissimo. Infatti è una cosa che ti aspetta, cioè io me l'aspettavo che succedeva, che sarebbe morto. Era una cosa, è stato il colpo di scena è stato il fatto che non sia successo. Eccolo qui, il terzo che cercavamo. Cassa aperta. E cosa ci sarà in questa cassa? Abbiamo preso tutte le mele, le cose. Ah, ci dà degli oggettini random, giustamente, perché abbiamo completato... Plot twist, sono vivo, esatto. Anche se una delle cose che mi aspettavo è che pure se moriva Kratos se ne tornava a piedi da qualsiasi inferno era finito e risaliva sopra come ha sempre fatto in tutti i capitoli vecchi. Cioè, come se fosse finito soltanto una volta all'inferno perché ucciso. È successo così tante volte nell'Ade. Nei capitoli vecchi, non vedo il perché non sarebbe potuto succedere anche qui. Ah, è andato anche finalmente una sottospecie di redenzione. Esatto, è proprio quello il bello. Questo è l'ultimo dei poemi di Kvasir, peccato. Perché non ne scrivi uno? L'ultimo poema di Kvasir. È da un po' che non inti... Madonna, io li amo i poemi di Kvasir, ma questo qua non si può non capire già dalla copertina di cosa stiamo parlando. Rosso Speranza l'hai chiamato Kvasir, davvero? Un mortale racconto di una sanguinosa miseria che ha preso vita grazie a me, Kvasir. Paura e sgomento, ferita e lamento, urla distorte, sangue e poi morte. Estrai e brandisci, affonda e punisci. Sangue e fuoco, il massacro è un gioco. Una luna scarlatta, del popolo le grida, prima che si abbatta la furia omicida. No, quale Horizon, ma quale Horizon? Questo è Bloodborne. Che spettacolo, che spettacolo. Vabbè, cose che capitano. Non vuoi farti una passeggiata domenicale nell'Ade? Sì, esatto, una passeggiatina nell'Ade. Quando Kratos era lì. Poesie, ma forse è il momento di riprendere? Vuoi scrivere poesie, Mimir? Quando Kratos era in Grecia, diciamo che stava proprio di casa nell'Ade, va. Quante volte c'è finito? Ok, allora vediamo qui sotto. Abbiamo finito tutte le poesie di Kvasir, non ci posso pensare. Bellissime, tutte 14, una più bella dell'altra, devo dire. Allora, proseguiamo. Questa qua è strada completa. Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Un troll non me l'aspettavo, sincero. Vabbè, è morto già, dai. Sei scarso, sei. Cazzotti, vai, uccidiamo la cazzotti. Vero godimento. Spaccagli le corna, bam, mamma mia, splatterato. Ok, io lo dico. Questo posto mi infonde una sensazione orribile. Qui è dove abbiamo liberato l'impostore, Tyr.
Oh, Odino ci ha rivoltato contro i nostri istinti più nobili. Lui fa sempre così. Sopporteremo il peso dei nostri sbagli, non con rimorso, ma camminando verso la nostra meta. Forza, mettiamoci al lavoro. Mettiamoci al lavoro. Allora lì siamo arrivati, quindi direi che ce ne andiamo per qua sotto. E la tana dei Draugr dovrebbe essere vicina. Testa a sentire Kratos pacifista dopo 3000 capitoli possessore della vendetta e rancore. Sì, infatti. No, e infatti in questo capitolo Kratos davvero ti fa vedere la sua redenzione, capito? Quello il bello. Il fatto che davvero ci prova con tutto se stesso, anche se lo mettono davvero a dura prova, cioè Heimdall, quando stai là con Heimdall, davvero sembra che sta ritornando il Kratos di una volta. Invece riesce comunque a riprendersi e a mantenere questa sua pace. Quella è una delle cose che mi è piaciuto, che è riuscito a trattenersi. Va. L'ultima tana era la prima, in realtà. Ero troppo scarso e non lo sono riuscito a uccidere. Troverà a sinistra! Fatto, basta tane di Draugr, basta Erd. Una cosa in meno di cui preoccuparsi. Preoccupato? Non quando ci sei tu in giro, guerriero dai muscoli lucenti. Ok. Sia lui che l'altro dio della guerra, entrambi stanchi di lottare e provare rancore. Anche se praticamente... Ma tu l'hai finito il gioco? Batisco. L'hai finito comunque, visto come va a finire? Ah, te lo sei seguito. Alla fine è l'altro dio della guerra. In realtà non era davvero l'altro dio della guerra, cioè. Quindi era un bluff. Penso che farà come il primo e fra un paio d'anni, 2-3 anni, lo faranno uscire sicuramente da su PC. Allora, qui ci manca l'ultimo artefatto. E il trosolo dove siamo, sì. L'ultimo artefatto, poi ci sono queste cose qui che dobbiamo andare a prenderci. Direi di segnarci questa spaccatura per il momento. Sì, davvero. Infatti all'inizio te lo vendono proprio come... Io quello che ho detto tutte le volte che c'era Tyr in mezzo, detto, cioè, è diventato praticamente il più scemo degli dei della guerra che esistono. Infatti, da quando iniziamo a parlare, no, Tyr, devi guidarci, eccetera, ha detto, vabbè, serve un dio della guerra che guida alla fine, sicuramente sarà Kratos che guida. Che cazzo dobbiamo fare con questo Tyr che non vuole fare un cazzo? E infatti, alla fine è stato così. Non mi aspettavo che Tyr fosse il traditore in questo caso. E quello è stato un bel plot twist. Che cos'è? Che cos'è cosa? Che
Cazzo, hai visto, Frey, che pure tu te ne esci così, questi che cose a random. Allora. Dove saranno gli ultimi oggetti? Ah, in realtà ho messo il puntatore, quindi seguiamo il puntatore. Ah, c'era questo da liberare, ok. Non ci siamo mai riusciti ad andare. Dovremmo riuscirci rompendo quel coso lì. Perfetto. Cos'è questo casino? Ok, dei mostriciattoli infami. Dietro di te! Ah, non posso salire. Abietti maledetti. In arrivo da sopra! Ecco, non scende, dai, scendi, vedi che ci fai là solo quello tu. Mi ha fatto ammazzare. In arrivo, a destra! Nemici a sinistra! Fai, pensaci tu a sti nemici, sto scendo a quello grosso. Se lo fa con gli abietti, muoiono due colpi. Neanche. Nemici a sinistra! Dietro di te! Ah, per di qua ci arrivo? Sopra di te, occhio! Che dove conduce quella porta, si conduce proprio dove stiamo andando, Freya. Ok, c'è lo squarcio anche da queste parti, perfetto. Tutta zona inesplorata. Statua per gli Aesir? Certo, e poi rubata da Altioff il ladro. Cose del passato. Ricordo delle pagliacciate di Altioff il ladro. Aveva compreso una delle regole fondamentali della resistenza: non è sempre necessario vincere delle battaglie principali, ma è sufficiente infastidire i propri invasori. Prima che Svartalfheim si arrendesse volontariamente ad Asgard, Odino invierò un rapporto di quel giorno in cui non mi giunse voce di sacchi di grano mancanti o armature rubate, oppure, come in questo caso, oggetti di valore sottratti prima che venissero riportati ad Asgard. A differenza della maggior parte dei ladri che avevo conosciuto, egli non rubava né per divertimento né per guadagno, lo faceva semplicemente per irritare Rienergiar. E funzionava. Poi gli tesero una trappola, lo catturarono e lo impiccarono con un pezzo di corda che aveva tentato di rubare. I manufatti dei ribelli sono tutti qui, potremmo riportarli a Lunda. No, sì. Allora, dopo andiamo a vendere tutto. Tanto ormai, che ce li teniamo a fare? C'è un passaggio mistico addirittura. E c'è anche una bella cassa delle norme. Lì dietro c'è... Che brutto che laggo. Però io mi vedo, Io mi vedo, sei sicura che non laghi tu? Una volta tanto, non laggo io.
Ok, abbiamo preso la cassella enorme. Che dove sta? Sta qui dietro. A tratti poi si riprende. Ah, ok, mi stavo cervellando per capire cosa fosse. Ah, ok, quindi sto laggando pesante. Ai ai ai. Maledizione. Stasera la connessione sta facendo un po' i capricci, mi dispiace un sacco. Mannaggia, mannaggia, ma anche la mia voce lagga, soltanto il video. Si vede proprio che non sono io. Credo che questo sia l'ultimo. Ok, abbiamo trovato anche l'ultimo casino per la tua cosa. Un lavoro magistrale, credo. Non che mi importi. Non significa nulla per me. Nulla di nulla. È fantastico, amico. Non siete mio amico. Ah, sono un pixel, ma la voce ok. Bontà divina. Mannaggia i pixel, mannaggia. Davvero non capisco chi ha preso stasera. Vabbè, God of War in pixel art secondo me è top, eh? Un capolavoro. Mannaggia, mannaggia. Abbiamo una lapide berserker. E poi un altro tipo di cose lì, di Asgard. Ah, ci sono rimasti soltanto queste due cose da fare in questa zona, bene. Guarda come sguisciano questi abietti. Fratello, questo bastardo sta per esplodere. E farlo esplodere. Cazzi suoi che esplode. Ok, allora. Ah, qui si passa. E di qua ci arriviamo al berserker, che dite? Sì, sembrerebbe di sì. Si esce, rotolano cose. C'è anche questa cosa qua che non potevamo fare. Così. La parola runica è apparsa laggiù, visto? Che bello tornare indietro e fare queste cose che prima non si poteva. Suna. Suna. Nice. Dato che dice che ho preso tutto. Ok. Sembra anche bello forte. Mi piace in realtà. Allora, la nostra fortuna congelato questo qua. A mani nude. Ci piace ancora di più. Vai. Era così semplice squarciare la roccia. Eh sì. Ci ha messo un po' Kratos per imparare a squarciarla, però. Allora, un altro amuleto nuovo. Vediamo un po' qual è. Questo qua. 20 infortuni. Basta fortuna, troppa fortuna. Ok, poi vabbè, ci dobbiamo stia bene quelli là per capire come fare la build migliore. Ok, qui c'è la nostra lapiduccia. Una lapide di berserker vendicativo. Ci proviamo. Vai. Questo qua sarà tosto, secondo me. Ho
Hodvar il feroce, Staufer l'importuno. Sono due stronzi. A sinistra! Usarne uno alla volta, abbiamo tolto troppa vita all'altro e non conviene. Dobbiamo cercare di non morire troppo presto. Hodvar il feroce, Starolfer l'importuno. Arriva da dietro! Ti aspetto, impostore! Schiaffa! La tua fine è qui! Oh, cazzo! Eh no, che resuscito qua, dovevo andare in Ira. Sbagliato. Dove andare in Ira, un'Ira sprecata, se no. Devo cercare di sparare tutto il possibile addosso a lei. Non siamo riusciti ancora neanche a cambiare la terza arma. Allora, direi che il come ci meglio, però ci mettiamo qualcosa di utile. Avevamo preso questo qui che mi piaceva, che rallenta il tempo e fa chiavare un bel po' di mazzate. Hodvar il feroce, Starolfer l'importuna. In arrivo a destra. Quell'altra. Ok, però stavolta ci siamo quasi, dai.
Aia. Aia. Cazzo, cazzo. Vita. Vita. Mi è crollata la vita. No, sbagliato mossa. Mannaggia, dovevo usare il doppio colpo di scudo per togliergli la cosa. Ok, dai, più o meno li stiamo capendo, questi maledetti. Otvar il feroce, Starolfer l'importuno. Oh cazzo. A destra. Resurrezione, perfetto. No! Guarda là, quanta vita si è salvato. Ah, cazzo. C'ho poco tempo. Prima di andare a dormire, mannaggia. Questi 10 minuti ce la facciamo. In arrivo da dietro. Oh!
a destra! Cazzo. La tua fine è qui! Ti aspetto! No, stavolta abbiamo fatto un po' schifo, eh? Devo riuscire a giocarci benissimo per vincere. Dietro, occhio! Ancora uno! No. Un'altra volta. Ah, questo è un bel casino. Riproviamoci un'ultima volta, va. Poi stacchiamo. Poi ci riproviamo domani pomeriggio, va. Che non penso di riuscire a giocare ad altro, dato che c'ho pure la sessione di Dungeons & Dragons la sera. Quindi ci facciamo un altro po' di God of War domani pomeriggio. Il feroce, sta Rolfer l'infortuna. Dietro di te, Kratos! Dai, c'ho poca vita. Ci abbiamo la pure piena. No! Porco Cristo! No! No! Così vicini al godimento prima di andare a dormire. Mannaggia, ma come faccio a non provarci un'ultima volta? Come faccio? Dov'è la tua furia? Scusa, Scusa,
Madò, di nuovo, guarda là. Baldi non sta calmo, suspense, anzi no, non è Ubaldi, però devo dire che a tratti ci assomiglia. No, non è Ubaldi. E niente, siamo... Che ore sono? Mezzanotte precisa, l'ultimo try assoluto perché devo staccare assolutamente. Ho staccato il microfono, non è un buon segno. Okay. Sta Rolfer l'importuna. Arrivo da dietro. Cazzo. Mi perdo tutto. Madonna. La concentrazione, ragazzi, non possiamo continuare così. Stava davvero lì, sì, mi mancava uno sputo di vita, uno sputo. E vabbè, direi che è arrivato il momento di fare un raidino e di andare a dormire. Grazie per essere stati qui, grazie Batisco per aver dato questo supporto emotivo. Grazie amici per essere sempre qui. E vediamo un po' a chi possiamo fare un raidino notturno. Allora, vediamo.
sarebbe il dottore, però andiamo sempre al dottore, poi cambiamo un po'. Andiamo a questo qui, Limby Games, che praticamente sta giocando a Kingdom Hearts 3 con i Pro Code. Vai, dai, e andiamo a spalmare l'Earthless cuoricino per chi ce l'ha. Ride Limby, ma si scrive così? Lo sto scrivendo tutte stronzate. Limby Games. Bad Penny, che sta facendo, Miki? Sta facendo Last of Us, compleanno canale. Va bene, come si scrive? Proprio Bad Penny, così come l'hai scritto? Scrivimelo bene come devo scriverlo. Che sta facendo parte il raid. Intanto, qua abbiamo già salvato. Risalviamo. Miki. Ok, Bad Penny. Vabbè, basta che non sta staccando, perché sennò fai fare un raid a foot. Allora, non vedo il raid partire, perché ho sbagliato, perché ho fatto con il punto esclamativo. Raid Bad Penny Art. Ok, buonanotte, grazie a tutti per essere stati qui. Spammate God of War. Spammate God of War. Buonanotte a tutti. Ciao.